Inizio il make-up applicando su tutto il viso la magica BB Cream di Collister. Scelgo I Love Stage di Essence sia come primer per gli ombretti che come correttore per la zona del contorno occhi. Con il kit in polvere di Essence e il relativo pennellino angolato, delineo le mie sopracciglia. Ho già realizzato il trucco occhi sull'occhio sinistro, quindi adesso vado a realizzarlo sull'altro occhio insieme a voi. Utilizzerò la Electric Palette di Urban Decay. Il primo colore che prelevo è questo bel verde, Freak, e lo applico dall'angolo interno dell'occhio fino a metà della palpebra mobile anche sotto. La seconda cialda che utilizzo è Urban, questo bel viola, e lo applico da metà della palpebra mobile fino all'angolo esterno dell'occhio, definendo anche nella piega. Utilizzando il pennello a due teste contenuto all'interno della palette e proteggendo la zona con una velina, creo una linea con la polvere viola fino a metà lunghezza della rima ciliare inferiore, facendo la stessa cosa poi con il verde dall'altra parte. Con il matitone Big Bright Eyes Funky della Essence illumino l'arcata sopraccigliare. E con il pennello 217 di MAC prelevo di nuovo la polvere viola e creo la sfumatura nella piega dell'occhio. Con il trucol nero di pupa delineo le rime interne inferiore e superiore dell'occhio. E utilizzo l'eyeliner in gel nero della Maybelline New York per creare una sottile linea sia sulla rima ciliare superiore, che su quella inferiore, in questo punto facendo molta attenzione a non coprire le polveri appena applicate. E unendo le due codine. Dopo aver piegato le mie ciglia, applico come mascara quello Vamp di Pupa, sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. E il trucco occhi è così terminato. Completo il trucco del viso scegliendo come blush questo della Kiko, il Rock Attraction Blush nella colorazione 04 Pop Apricot. Lo applico dopo aver tolto l'eccesso di polvere dal pennello e sfumando bene verso l'alto. Per le labbra scelgo uno dei rossetti MAC che preferisco, Please Me, che rende al massimo abbinato con gli ombretti viola. E questo è il mio make-up per il mese di luglio, come sempre in collaborazione con Miss Jessie Makeup, Jessica, che saluto e ringrazio per collaborare con me ogni mese. Giù nell'info box lascio il link al suo canale, seguite anche lei perché è davvero bravissima, oltre che molto bella e molto dolce. Io ragazze vi saluto, mando anche voi un grosso bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!